Ritorna alla natura nel parco delle foreste casentinesi per un allocco rimasto ferito durante il ripristino della foresta monumentale della Verna. Parco delle foreste casentinesi e il Corpo Forestale dello Stato. Un bellissimo binomio, direi io, perché questa sera c'è stato un recupero qualche tempo fa, qualche mese fa, e oggi finalmente abbiamo la soddisfazione di poter vedere come un piccolo animale possa ritornare a volare e a rendere sempre grande questo nostro parco. È giusto, Lovari? Sì, oltretutto mi fa piacere che ci sia proprio Nicola, che era quello che è venuto a recuperarlo in occasione dei lavori di ripulitura delle piante cadute dopo l'evento climatico di marzo, e quindi lui lo soccorse e lo ha portato al centro di recupero di Vicchio, dove è stato curato e gli è stata ripristinata la piena funzionalità, quindi oggi lo possiamo liberare perché dice che vola, mangia e quindi fa tutto quello che gli serve per poter vivere libera. Di chi stiamo parlando? Chi è il protagonista di questo nostro incontro? Di un allocco. Allora, un allocco che è sempre bello e protagonista del nostro parco. Sì, i rapaci notturni ritengo che siano tra gli uccelli più belli per il loro aspetto, per la leggerezza del volo che non si sente assolutamente. Quando si ha la fortuna di vederli di notte è sempre uno spettacolo impagabile. Un allocco più grande di un barbagianni, ma scopriamo dove siamo intanto. Siamo nel Parco delle Foreste Casentinesi e siamo proprio sotto il santuario. Hai assistito a questo ritrovamento di quando lui purtroppo si è fatto male? Sì. Lui o lei, perché qui si sa. Lo sappiamo. Noi siamo stati chiamati dalla ditta esecutrice dei lavori di ripristino della foresta che è venuta giù negli episodi meteorici del 5 marzo 2015. E questo animale è stato ritrovato all'interno di una delle piante che era stata tagliata e che ormai era praticamente distrutta, e nella caduta della pianta aveva avuto dei problemi ad un'ala. Poi la veterinaria l'ha preso in carico e noi lo consegniamo al centro di Vicchio, e oggi siamo qua che assistiamo al suo rientro in natura. Questo è naturalmente bellissimo, vorrei ricordare tra l'altro che è stato ritrovato proprio in un luogo importante, perché la foresta monumentale della Verna, quella foresta che era stata oggetto della tromba d'aria del mese di marzo di un anno fa e che purtroppo oggi non esiste quasi più, è stata risistemata, ripulita, ma insomma in effetti forse per questi animali ci sarà un altro luogo da scegliere. Ma intanto parliamo del Corpo Forestale dello Stato, che è una presenza importante e che viaggia sempre insieme anche al parco, un'ottima collaborazione, e qui siamo naturalmente con il vostro settore che è di stazione a Chiusi della Verna. Sì, è a comando stazione la Verna Valle Santa. E il versante toscano ci sono praticamente al momento oltre a noi l'altro comando stazione di Badia Prataglia, il comando stazione di Stia e di San Godenzo, più gli altri nel reparto nel versante romagnolo. La collaborazione col parco si può riassumere nel controllo, nella vigilanza che noi prestiamo sul territorio e nella collaborazione, nella redazione delle varie pratiche, diciamo, nei vari adempimenti che sono da percorrere. Fra questi rientra insomma essenzialmente la tutela, il controllo della fauna selvatica, della flora e la conservazione degli ambienti, che sono l'elemento indispensabile che è stato all'origine della costituzione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Questo luogo l'hanno scelto loro, perché? Abbiamo scelto noi essenzialmente innanzitutto perché è a poche centinaia di metri da dove l'animale è stato ritrovato, e perciò così ci sarà il ritorno al proprio ambiente dove è cresciuto e vissuto, e poi perché comunque diciamo che anche simbolicamente il ritorno alla libertà dopo i mesi di cattività potrà lui scegliere dove riprendere la propria vita e la propria esistenza, insomma. Abbiamo parlato con il Corpo Forestale dello Stato proprio di questa consegna alla veterinaria, no? Che poi dopo l'ha seguito e l'ha curato. Ma intanto chi è? È la dottoressa Nadia Cappai, che dalla metà di settembre è dipendente al Parco Nazionale, lavora al servizio pianificazione, si occupa insieme a me di fauna selvatica. Sarebbe stata sicuramente lei qui a liberarlo stasera, non può per un incidente che le è accaduto, e la saluto, gli faccio gli auguri di rimettersi quanto prima. Oh, però si è messo i guanti, pensa che lo conosce bene, che soggetto abbiamo di fronte, perché gli unghioni non mancano oltre che il becco, vero?
Sì, ha dei belli artigli che se stringe può far male, e poi un becco che se decide di beccare arriva insomma a far danni, per cui ormai uno ha imparato e sa come fare per non farsi male. Senti, ma quando l'hai portato qua si è lamentato, che hai sentito, no? Perché ha una voce, diciamo così, l'allocco, piuttosto languida, molto malinconica. Si è fatto sentire oppure no? No, assolutamente. L'abbiamo sentito solo in qualche curva un po' più stretta dove... Ma come guidi? L'effetto spostamento. Si sentiva che cercava di controbilanciare il suo peso per non cadere. Bene. Senti, è la prima volta che liberi magari un animale oppure invece in più occasioni ci sono state? Che partecipa alla liberazione è la prima volta, non mi era mai successo. Di andare a recuperarne di feriti mi era successo almeno 4-5 volte. La liberazione è bella, no? Sì, infatti solitamente ci andavano altri. Scusate, ma voi che ne pensate di vedere il libero questo volteggiare di notte, naturalmente, con questi occhioni? Ormai all'imbrunire, perciò diciamo che la fascia oraria è quella idonea, adatta per poter riprendere la propria attività, e poi il ritorno all'ambiente da dove è stato prelevato per il problema che aveva è diciamo l'elemento essenziale e fondamentale. Allora, vediamo un po' come si comporterà di fronte a, saluto anche Emanuele Perez che è dall'altra parte insieme a Fabrizio della telecamera, come si comporterà con questi soggetti a due zampe che non hanno artigli, non hanno un naso molto, molto duro, e vediamo un po'. Alcune cose per capire anche se si potrà seguire, no? Sì, il fatto di essere inanellato permetterà durante tutte le varie campagne di controllo dell'emigrazione degli uccelli, una volta in cui venga ricatturato e controllato, di poter risalire da dove è venuto. Tra l'altro, del punto di liberazione prenderemo le coordinate, le comunicheremo allo stesso centro che lo ha soccorso, e a sua volta li trasmetteranno all'ISPAR, per cui sarà praticamente perfettamente monitorato fino dal punto in cui viene liberato. Senti, sono curiosa, Manuela è una bambina, come lo potrebbe chiamare la tua bambina? Ah, boh, guarda, non... Nella roccia. Anche se non è un gufo, è un allocco, ma mi viene in mente Anacleto, il gufo molto istruito, quindi... Per analogia ce lo vedo, insomma. Allora, noi gli diamo un nome in questo caso, lo chiamiamo Anacleto, e come vedete sta con occhi chiusi perché il sole probabilmente gli sta dando anche fastidio e dà paura probabilmente perché sente un sacco di voci, chissà come. Però sta bello lì chiotto chiotto, tranquillo, gli unghioni sono belli, adatti proprio per questa uscita così, per potersi artigliare anche nelle piante, questa volta belle, sempre del nostro territorio, ma anche, vedete, alle mani naturalmente del suo liberatore in questo caso. Credo che la soddisfazione sia grande. Che ne dici, Emanuele? Secondo te, per tu che sei comunque un addetto a comunicare emozioni anche attraverso naturalmente la carta, attraverso le fotografie? Beh, penso che sia una bella esperienza. Per lui tornare alla libertà dopo un incidente importante come quello che ha subito è senz'altro una cosa bella, per quanto rara. In un certo senso testimoniamo di un prodigio stasera. È vero, testimonianza di un prodigio, e allora che il prodigio sia, che ne dite? Che stava su, stava tranquillissimo, come è arrivato a 20 centimetri da terra ho proprio sentito che scalpitava per essere liberato, quindi stava meno stressato di quello che pensassi. Ma soprattutto ha scelto, guarda, l'albero e la roccia, un po' il simbolo anche di questo territorio, no? Qui in questo luogo. Sì, poi sicuramente qualche cavità dove poter stare al buio ancora in queste ore di luce e poi muoversi liberamente, probabilmente sapendo già di essere a casa sua, perché
Non credo che avrà troppa difficoltà a riconoscere i posti dove ha cacciato fino a poco tempo fa. Anche perché non mi sembrava molto grande, molto vecchiotto. Vedete come si è mosso? Si è già ambientato, direi. Probabilmente qui, come dici tu, ha cacciato e quindi conosce bene anche questo luogo e si è subito ambientato. Molto bello. Insomma, noi l'abbiamo chiamato Anacleto. Chissà se lo ritroveremo proprio così, parco, che riusciremo a vederlo. E lì ci sono un po' tutti questi nostri piccoli grandi amici che ci accompagnano anche nei momenti delle escursioni, del trekking, delle passeggiate, della scoperta del parco. Grazie.